a Papalina ai giorni nostri. Oggi come allora il carnevale torna protagonista nella capitale con 11 giorni di festa, dove le memorie del passato prendono vita per le vie del centro. Dalla sfilata in maschera di apertura tra i palazzi di Via del Corso ai pomeriggi di arte equestre, passando per il ballo degli innamorati a Piazza del Popolo, le mostre e le decine di altre manifestazioni con il cavallo al centro della scena. Cominceremo l'11 febbraio con un appuntamento molto amato già dopo solo 3 edizioni, abbiamo sempre il pienone al pubblico romano che è la sfilata inaugurale. Per lo più cavalli barocchi, tutti vestiti in abito rinascimentale grazie ai vestiti del Teatro dell'Opera. In testa avremo naturalmente le rappresentanze papali, a seguire i nobili, a seguire le grandi rappresentanze militari, gli artisti e il popolo di strada. I cavalli saranno per lo più cavalli artisti, le razze quindi che vedremo più facilmente sono i cavalli spagnoli, i cavalli lusitani, per lo più. E poi faremo degli omaggi un po' a tutte le razze. Consideriamo che tra i grandi protagonisti del carnevale romano, oltre all'arte equestre, c'è il popolo della Maremma, quindi i butteri e quindi i cavalli maremmani e i cavalli tolfetani. L'abituale ambientazione rinascimentale sarà quest'anno ispirata ai viaggi e alle grandi scoperte, tema dell'edizione 2012, con il sapiente utilizzo dei costumi del Teatro dell'Opera di Roma scelti da Anna Biagiotti. Quest'anno si moltiplicano gli spettacoli equestri, protagonisti i maestri italiani e internazionali. Quest'anno è come dire è un punto d'arrivo e un punto di partenza. Siamo arrivati a colui che indubbiamente è il più grande artista equestre del mondo. Riteniamo di avere altissime vette di arte equestre italiani che non hanno nulla da invidiare a personaggi d'oltralpe. Mi riferisco a Gianluca Coppetta, mi riferisco a Silver Massarente, Andrea Giovennini, al maestro Pasquale Beretta, a Bartolo Messina, nato e cresciuto nel Carnevale Romano fino ad arrivare alle vette del Gala d'Oro della Fiera di Verona. Avremo Alice Froman, campionessa francese di dressage, avremo Manolo del Teatro del Centauro, direttore artistico di Marsiglia 2013, ma soprattutto non si può non parlare di Lorenzo. Lorenzo è indubbiamente il numero uno dello spettacolo equestre internazionale, fa un tipo di lavoro stupefacente per i non addetti ai lavori, ancora più stupefacente per gli addetti ai lavori, perché come faccia comunicativamente a gestire quel numero di cavalli in libertà è una cosa che ci stupisce ogni volta che lo vediamo. Viene da una tournée che parla da solo, la regina d'Inghilterra a Londra, l'emiro dell'Oman, i reali di Malesia, Giordania. Insomma, un personaggio unico. Abbiamo l'onore e il piacere di averlo in Italia. Per noi è veramente un punto di arrivo e un punto di partenza per l'edizione prossima. Tanti i gemellaggi previsti, a partire da quelli con il Carnevale di Viareggio e di Acireale e con le maggiori realtà equestre in Italia come Fiera Cavalli di Verona e Roma Cavalli. A completare il quadro degli eventi da ricordare anche le mostre fotografiche, la mostra ai Musei Capitolini, il Carnevale latinoamericano e i fuochi d'artificio barocchi dalla Terrazza del Pincio. A febbraio Roma sale a cavallo per 11 giorni di spettacolo, musica e teatro.